siamo così pronti ad affrontare le implicazioni che il postulato di Bohr ha sulla descrizione del moto dell'elettrone attorno al nucleo. Come vedete, ho riportato in questa lavagna, da un lato, le due formule classiche ottenute per il moto dell'elettrone, quella che ci fornisce la velocità e quella che ci fornisce l'energia dell'elettrone sulla sua orbita. E sulla destra il postulato innovativo di Bohr che quantizza le orbite elettroniche, dicendo che il momento angolare delle orbite permesse, dell'elettrone nelle orbite permesse, deve essere un multiplo intero di h tagliato. Vediamo di mescolare questi due aspetti. Ciò che possiamo fare, ad esempio, è quello di ricavare la velocità dal postulato di Bohr, ottenendo n volte h tagliato diviso m per r. Ora, siccome h tagliato è h fratto 2 pi greco, possiamo anche riscrivere questo come n volte h fratto 2 pi greco m per r. E utilizzare questa formula della velocità nella formula classica precedente. Comparando le due formule, quindi che cosa otteniamo? Che questa quantità al quadrato deve essere pari a questa quantità. Dunque otteniamo 1 diviso 4 pi greco epsilon 0 e al quadrato diviso m per r deve essere uguale a n quadrato h al quadrato diviso 4 pi greco quadro m quadrato r al quadrato. Alcune semplificazioni sono possibili, ad esempio il 4, un pi greco, massa, raggio. E dunque da questa formula, essendo sparita, essendo stata eliminata la velocità, noi possiamo ricavare il valore del raggio delle orbite permesse, ottenendo questo risultato. Il raggio delle orbite permesse è dato da n al quadrato per linea di frazione, epsilon 0, h al quadrato, epsilon 0 deriva dal denominatore della prima, diviso pi greco, e al quadrato, m. Queste sono, e potremmo aggiungere volendo un indice n, per indicare che sono le orbite permesse, che queste orbite dipendono dai numeri interi con n uguale 1, 2, 3 e così via. Queste sarebbero le orbite permesse. Allora vediamo innanzitutto di ricavare quanto è grande l'atomo, cioè quanto vale la dimensione dell'atomo. Poniamo n uguale a 1 e quindi calcoliamo il raggio della prima orbita, cioè quella del cosiddetto stato fondamentale. Evidentemente sarà pari a epsilon 0 h al quadrato diviso pi greco e al quadrato per m. Svolgiamo insieme il calcolo. Vi prego a questo punto di provare a seguirmi nel svolgimento perché potrebbero verificarsi delle difficoltà impreviste, visti i grandissimi o piccolissimi esponenti che sono presenti in queste formule. Dunque, eseguo insieme a voi, seguitemi con la calcolatrice. Epsilon 0, 8 e 85 per 10 alla meno 12, per h al quadrato, 6 e 63 per 10 alla meno 34 al quadrato. Questa prima parte del calcolo, per controllo, dà 3,89 per 10 alla meno 78 e poi vedremo le unità di misura. Adesso dividiamo per, aperta tonda, pi greco, 3,14, per la carica dell'elettrone al quadrato, quindi 1,6 per 10 alla meno 19 al quadrato, per la massa dell'elettrone, quindi 9,11 per 10 alla meno 31. Chiusa tonda, uguale. Il calcolo completo dà come risultato questo valore, 5,3 per 10 alla meno 11
Evidentemente, avendo messo tutte unità del sistema internazionale, saranno metri. Questa è la dimensione dell'atomo di idrogeno quando l'elettrone si trova nell'orbita più bassa, cioè nella prima consentita. Dunque qui abbiamo il nucleo, o oggi diremmo il protone, e la prima orbita, e la prima orbita ha un raggio pari a quanto? 5,3 per 10 alla meno 11, quindi un diametro che è pari al doppio, 10 per 10 alla meno 11, cioè 10 alla meno 10. 10 alla meno 10 metri, cioè quello che si chiama tra l'altro un angstrom, anche se unità al di fuori del sistema internazionale. Questa è la dimensione dell'atomo di idrogeno quando l'elettrone si trova nello stato fondamentale. Se noi poniamo n uguale a 2, tutto il calcolo resta identico, l'unica cosa che cambia è l'n al quadrato davanti e quindi rimane un valore del raggio pari a 4 volte quello dello stato fondamentale. E se continuiamo con n uguale a 3 troveremo un raggio pari a 9 volte quello dello stato fondamentale e così via. Dunque le orbite permesse sono praticamente come se gli elettroni dovessero saltare da un piolo all'altro di una scala tra l'altro in cui i pioli non sono a distanza regolare ma vanno con i quadrati del numero. Però la cosa importante è che non sono permesse orbite intermedie. Se vogliamo vedere una immagine che rappresenti questo, possiamo vedere, adesso la rimpicciolisco e la rendo disponibile in un'altra posizione. Schiacciata un pochettino. Eccoci qua. Queste sono le orbite permesse. La prima, la seconda orbita 4 volte più grande, la terza 9 volte e la quarta 16 volte. Ora è evidente che a queste diverse orbite corrisponderanno diverse energie. Ora io vi dico che non ho assolutamente la capacità di ricordare a memoria tutte queste formule, dunque nel caso ci fosse un tema d'esame in cui si ha a che fare con l'atomo di Bohr, queste vanno ricavate nuovamente e io vi invito al termine di questa lezione a provare a ripetere voi stessi senza nessuna guida questi stessi calcoli perché è assolutamente importante. Prendiamo dunque questa formula e vediamo di associarla con la formula che avevamo ottenuto prima per l'energia. Vado in una nuova pagina. Dunque, la formula di cui parlavamo è questa, la formula dell'energia era questa, incrociamole tutte e due. A questi valori del raggio, quali energie corrispondono? Allora, vediamo di farlo. Dunque, possiamo dire che l'energia dell'elettrone su queste orbite permesse è meno 1 diviso 8 pi greco epsilon con 0, e al quadrato fratto r, ma r è questo valore, quindi n quadro, epsilon 0, h al quadrato, e poi passano sopra pi greco e al quadrato per m. Alcune semplificazioni, poche, pi greco, e mettiamo subito in evidenza il fatto che l'energia dipende dal numero intero, in modo quadratico inverso. E poi vediamo che cosa resta. Rimane al numeratore m per e alla quarta e al denominatore rimane 8 epsilon 0 al quadrato per h al quadrato. Ecco, questa è la formula che dà le energie permesse per l'elettrone. Vediamo di calcolare anche in questo caso quale energia corrisponde allo stato fondamentale, quindi l'energia dell'elettrone nel suo primo stato possibile, nel suo primo raggio possibile. Evidentemente è meno m per e alla quarta diviso 8 epsilon 0 al quadrato per h al quadrato. Facciamo insieme il calcolo come prima. Attenzione, vi porterò a commettere volontariamente un errore. Cominciamo a impostare proprio m per e alla quarta. Allora, seguitemi. 9,11 per 10 alla meno 31 per 1,6 per 10 alla meno 19
elevato alla quarta. Risultato sulla mia calcolatrice 0. Perché? Perché 1,6 per 10 alla meno 19 alla quarta fa già 6,5 per 10 alla meno 76. Se lo moltiplichiamo per 9,11 per 10 alla meno 31, andiamo a un esponente che è oltre meno 100. Le nostre calcolatrici di solito possono andare a valori dell'esponente che vanno da più 100 a meno 100. Dunque, se vi trovate in questa situazione, dovete fare qualche trucchetto. Ad esempio, potreste fare così. Potreste dire, io comincio a utilizzare due dei e alla quarta, pensandolo come un e al quadrato per un e al quadrato. E vediamo poi dopo se anche sotto sarà necessario lavorare in questo modo con h, che è un altro fattore che ha un esponente enorme. Quindi cominciamo a calcolare n per e al quadrato, ridetto, 9,11 per 10 alla meno 31, per 1,6 per 10 alla meno 19 al quadrato, uguale. Siamo arrivati a 10 alla meno 68. Cominciamo allora a dividere per qualcosa, quindi facciamo diviso 8, diviso epsilon 0 quadro, quindi 8,85 per 10 alla meno 12 al quadrato, e la mia calcolatrice da 10 alla meno 47. Allora, a questo punto posso ancora dividere per h quadro, quindi diviso 6,63 per 10 alla meno 34 al quadrato uguale, siamo arrivati a 10 alla più 19 e mi resta solo più da usare l'e al quadrato, quindi per 1,6 per 10 alla meno 19 al quadrato uguale. E ottengo un valore dell'energia che è pari a meno 2,17 per 10 alla meno 18 joule. Cosa vuol dire in elettronvolt? Dividiamo per 1,6 per 10 alla meno 19 e otteniamo 13,5, mi sembra che il calcolo corretto porti a 13,6 elettronvolt. Risultato che mi dice che quando l'elettrone si trova nello stato fondamentale dell'atomo di idrogeno, possiede un'energia negativa di meno 13,6 elettronvolt. Notate intanto come sia molto più legato, ad esempio, degli elettroni di conduzione in un metallo. Allora vi ricorderete, il lavoro di estrazione era pochi elettronvolt. Qui abbiamo a che fare con 13 elettronvolt. Ovviamente nelle orbite successive, con n uguale a 2, la seconda energia sarà esattamente data da meno 1 su n quadro, quindi meno 1 quarto, per questo valore che già abbiamo calcolato, che è 13,6 elettronvolt. Quindi a questo punto il valore dell'energia dell'elettrone nella seconda orbita sarà soltanto più meno 3,4 elettronvolt. Nella terza sarà un nono di 13,6 e così via. Dunque l'energia degli elettroni su queste orbite risulta quantizzata. Bohr ha quantizzato i raggi e dunque le energie degli elettroni in queste orbite. Però siamo ancora al punto in cui Bohr, e siamo agli inizi del 1913, non riesce ancora a provare la validità del suo modello. Ci vuole ancora un terzo postulato che gli deriva anche in questo caso da un incontro importante. Ma di questo parliamo nel prossimo video.